Fratelli Rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buon giovedì a tutti amici. Allora, sono già in prima partita, domani senza anche Teo. Domani giocheranno sia Davide sicuramente che anche Andrea. Domani è durissima, non c'è neanche Ismaele in mezzo al campo, giocherà Lucas. Però vabbè, dai, diamo fiducia anche comunque sia a quelli che giocano di meno, ragazzi, dai. Stiamo facendo molto bene, secondo me il gruppo è molto unito. Cioè, non voglio già sparare sulla Croce Rossa ancora prima di essere infortunato, cioè non... Io ho la massima fiducia comunque nei ragazzi. All'andata abbiamo preso un'imbarcata che ho fatto un Natale che lasciamo perdere, come tutti noi abbiamo fatto un Natale che lasciamo perdere. E abbiamo la possibilità comunque di dimostrare che veramente siamo una grande squadra adesso. Loro, secondo me, sono la squadra più forte che c'è adesso in Serie A. Cioè, cioè l'Atalanta in questo momento. Cioè, se devi dirmi vai a giocare contro l'Atalanta, contro l'Inter, contro la Juve, di certo non ti dico l'Atalanta. Perché veramente sono avvelenati, hanno fame, hanno un gioco veramente splendido. Corrono, ma non corrono male, corrono veramente, arrivano sempre primi sul pallone perché corrono veramente il giusto. E niente, cioè, il Gasp veramente ha fatto un grandissimo lavoro, niente da dire. Cioè, tutti all'Inter che lo criticavano, anche che dicevano che era una merda di allenatore, a me non mi sembra proprio. E, niente, siamo anche un pochettino decimati, la coperta è molto corta. Molti qua sotto mi hanno scritto di Pioli, vedrai Pioli, poi ci rivediamo novembre, ottobre. Ragazzi, io sinceramente per Stefano io sono contento, cioè, ma sono veramente contento. Anche guarda, parlavo col Tringa un po' di mesi fa e mi diceva, quando era ancora utente, non era ancora youtuber, mi diceva, guarda che Pioli è molto seguito dalla squadra, è molto rispettato dai tifosi, è una persona per bene. E dicevo, boh, a me non mi convince. Invece no, devo dire che Tringa c'aveva ragione, perché sinceramente è un personaggio che a me piace molto, mi coinvolge tanto, anche ha questa calma finta, diciamo, molto educato, fra l'altro, molto molto educato come persona, molto signore, forse anche troppo, forse anche troppo molte volte, perché non si lamenta mai in sala stampa, non tira mai pugni sul tavolo come fanno altri allenatori che chiedono 200.000 giocatori, invece lui si accontenta comunque sia di quello che ha, e lui dovrebbe essere il primo che tira i pugni sul tavolo, che dico, cazzo, ma non c'ho, qua c'ho la coperta che non è corta, è cortissima, mica andiamo all'Atalanta senza Romagnoli, senza Fernandes e senza Ismaele, a posto siamo, vabbè, non ci diamo già per vinti, comunque c'è Mattia che giocherà al posto di Alessio, sicuramente giocherà Mattia. Ci manca un mancino dietro e anche un mancino in mezzo al campo. E ci manca anche un mancino a sinistra perché tre mancini ci abbiamo fuori. Perché adesso mi tre mancini abbiamo fuori, vabbè. Giochiamo con quello che abbiamo, comunque sia. Faremo una partita sicuramente attenta. Sappiamo contro chi cazzo andiamo a giocare. Quindi all'andata c'ho ancora il mal di testa. E niente. Testa la partita, ragazzi, non pensiamo al mercato, pensiamo a finire bene questo campionato qua. Siamo a 2 punti dalla Roma, abbiamo passato il Napoli, siamo lì, ragazzi, siamo ancora lì, ragazzi, siamo ancora lì, siamo. Il quinto posto, comunque io ci credo veramente. Io al quinto posto, sinceramente, io ci credo, ma con tutto il cuore. E voi dite, ma cosa conta arrivare quinti o sesti? No, col cazzo, io voglio arrivare quinto, non voglio arrivare sesto. Cioè, voglio arrivare comunque sia, cioè, arrivare davanti a Roma e Napoli vuol dire che comunque sia è fatta una seconda parte di stagione della Madonna. E quindi per cui io credo fermamente in questo quinto posto e vediamo domani se riusciamo a raccimolare qualche punto. Dovessimo perdere domani, ragazzi, con la coperta che abbiamo, cioè, ci può stare, ma io non voglio fare la vittima sacrificale del cazzo come l'andata con l'Atalanta. Cioè, saranno forti, saranno quel cazzo che vuoi, fra l'altro giocano nel loro stadio della Champions, perché ormai giocano a casa nostra. Comunque non voglio assolutamente venire a fare la vittima sacrificale del cazzo. Vediamo un pochettino come si evolverà la situazione di domani. Cioè, anche loro prima o poi comunque avranno, cazzo, anche loro un blocco, porca miseria. Cioè, cazzo, vabbè che sono forti, ma non sono dei marziani, porca miseria. Vabbè, qua sotto già mi scriverete, sono sicuro che già qua mi scriverete, domani ne pigliate tante. Può essere che ne prenderemo tante domani, però andiamo a testa alta per fare la nostra partita. Non pensiamo al mercato, ragazzi, pensiamo a domani, pensiamo alle prossime partite. Mancano 4 partite, dobbiamo... No, 3 o 4 partite, non mi ricordo. No, no, ne mancano 3. Voglio finire veramente con un onore questo cazzo di campionato, ok? Ci stiamo prendendo delle grosse soddisfazioni, andiamo ancora avanti a prendercene, non soffriamo di vertigini se siamo un attimino un po' più alti, eh. Cioè, dai. Quindi per cui, oggi pomeriggio
ancora più caldi per la partita. Un bacio dal Rasta, ci sentiamo oggi. Ciao!